Il dramma del conflitto israelo-palestinese è stato l'argomento che il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha affrontato mercoledì 21 agosto nell'incontro dal titolo Chiedete pace per Gerusalemme, tra croce e speranza, tenutosi presso la chiesa Maria Santissima di Costantinopoli a Baronissi. Promosso dall'Arcidiocesi di Salerno-Campania-Cerno in collaborazione con la provincia salernitano-lucana dei Frati Minori Francescani, ordine di appartenenza del Cardinal Pizzaballa, l'incontro si è svolto alla presenza di numerose autorità civili e religiose, tra le quali il sindaco di Baronissi Anna Petta e l'arcivescovo di Salerno Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Speranza è una parola che serve in questo momento, ma, afferma il porporato, non bisogna confondere il significato delle parole. Speranza, osserva, non vuol dire che le cose stanno per finire e che andrà tutto bene, anzi le prospettive non sono positive a breve termine. La speranza nasce dalla fede, un atteggiamento interiore che rende capaci di vedere con gli occhi dello spirito quello che gli occhi umani non vedono e porta a cercare le migliori vie per dirimere i conflitti. Al momento la situazione è gravissima. Originata dall'attacco di Hamas il 7 ottobre scorso nel sud di Israele, atto inammissibile e che non possiamo che condannare con forza, ha visto poi, con la reazione di Israele, un ciclo di violenze a Gaza con oltre 40.000 morti, tra cui molte donne e bambini, e un numero imprecisato di feriti. Le città completamente rase al suolo, ospedali distrutti, mancanza di medicinali e acqua, fognature a cielo aperto, tutto questo causa anche di gravi epidemie. Ancora, mancanza di elettricità e beni di prima necessità. Sono tragedie che non sono comprensibili e che abbiamo il dovere di denunciare e condannare senza riserve. I continui pesanti bombardamenti che martellano Gaza hanno causato e causeranno solo morte e distruzione e non faranno altro che aumentare odio e rancore, non risolveranno alcun problema, anzi ne creeranno di nuovi. La guerra finirà, è solo questione di tempo e spero che con i negoziati in corso si risolva qualcosa. Ho i miei dubbi, ma è l'ultimo treno, continua il presole, così come ha già fatto presente lunedì scorso durante l'apertura del meeting di Rimini. Si può andare verso il cessate fuoco, ma anche verso una degenerazione. Se non si arriva a un cessate il fuoco ora, il futuro sarà ancora più drammatico. Ma il male che ha prodotto non solo questa guerra, ma 70 anni di continue violenze dall'una e dall'altra parte, l'odio reciproco, il rancore, la volontà di vendetta, la sfiducia, il rifiuto dell'esistenza dell'altro, resteranno. Lavorare per il cessate il fuoco, interrompere le operazioni militari, non è che il primo passo di un lunghissimo processo di guarigione, di ricostruzione morale e spirituale, che per essere fruttuoso deve partire dal basso, dalle comunità. Un ruolo importantissimo dovranno svolgerlo i leader religiosi, sia della comunità ebraica che musulmana. Questi hanno una grande responsabilità, non solo quella di guidare la propria comunità, ma anche di aiutarla a non chiudersi dentro la propria narrativa, a non piegarsi su se stessa, ma ad alzare lo sguardo, a guardare l'altro, a riconoscere l'altro, a immaginare un futuro con l'altro.